In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati qui dal Palagasteiner di Bolzano per questo incontro, ritorno del massimo campionato per la sfida tra la formazione dell'Oaker Bolzano e la formazione del Cassano. Un Bolzano che torna al campionato dopo una sosta lunghissima, diciamo che dalla formazione biancorossa dopo la sosta di Natale, insomma dopo la sosta natalizia, ha giocato solamente la Coppa Italia la settimana scorsa, giocando bene, perdendo con onore contro il Sassari al suo quarto. Un Bolzano che si presenta davanti al proprio pubblico per la prima volta, dicevamo appunto, nel 2022, reduce dal pareggio casalingo col Conversano di fine dicembre, ma soprattutto un Bolzano rinnovato anche nell'organico. Ricordiamo gli infortunati cronici, ovvero Sonnerer, che autore con la rottura del crociato, l'intervento, Erik Udovicic, sono stati sostituiti nel mercato di riparazione, diciamo così, da Luis Felipe Gaeta, che torna di nuovo a vestire la casacca biancorossa del Bolzano. L'estroso, la stresa ala Gaeta, che torna a giocare Felipe, e accanto a lui c'è il neo acquisto Cantore, arrivato appunto anche lui a gennaio. Andiamo a leggere la formazione che si schiera il Bolzano. Schiera in porta ovviamente Hermones, poi col numero 3 Gaeta, con il numero 4 Ladakis, con il numero 7 Valcher, con il numero 9 Pasini, con il numero 11 Plattner, con il numero 16 il secondo portiere Rottensteiner, poi col 20 Matà, col 21 Nikisiar, con il numero 22 Cantore, con il numero 23 Dejan Turković, col 26 Trevisiol, con il numero 27 Gligic, con il numero 32 Gasser, con il numero 34 Mizzoni. Allenatore Mario Sporcic. Per quanto riguarda il Cassano, gli ragazzi allenati da Kolec si oppongono con il numero 14 Lazzari, il numero 20 Milanovic, con il numero 27 Labruna, il numero 9, 29 Branca, il 30 Bassanese, il numero 43 Salvati, il numero 44 Caber, il pivot, poi col numero 53 cioè abbiamo Jez Dimirovic, con il numero 75 Branca John, con il numero 77 Dorio, con il numero 78 Decio, con il numero 81 Visentin, con il numero 85 Mazza, con il numero 93 Riva, il portiere titolare di cui si è detto e parlato molto bene, con il numero 99 Albanini. Dirigeranno l'incontro le signore Merisi Pepe, che hanno fatto molto bene, hanno, ricordiamo, hanno arbitrato anche la finale femminile
di Coppa Italia la settimana scorsa, vinta dalla formazione del Brixen Südtirol. Adesso manca veramente poco al via di questo incontro, per cui il primo possesso palla sarà della formazione ospite del Cassano, una formazione rimaneggiata rispetto alle passate stagioni, ma una formazione molto giovane, formazione in grado di impensierire chiunque. Ricordiamo anche due settimane fa a Bressanone misero in difficoltà niente meno che la corazzata bressanese allenata da Ciutra, la corazzata bressinese che oggi non gioca, ricordiamo, a diversi casi di positività al Covid per quanto riguarda la formazione della Valle Esarco. Doveva giocare il big match a Conversano, ma si può partire e si parte il match subito. Vediamo il numero, il Cassano in possesso palla, parte con il numero 85, Mazza, anche capocannoniere di questo campionato, un giocatore molto talentuoso che ha militato nel Colonie, adesso va verso il numero 77 Dorio, ancora Mazza che scambia ancora con Milanovic ancora verso Mazza, si eleva e gran gol di Mazza che va a colpire, a prendere l'incrocio dei pali, e si è già dall'altra parte con Dejan Turković verso, tenta l'incursione Dejan Turković, ma la sua conclusione è stata bloccata, quindi si riparte. Turković, Gaeta, Ladakis, ancora verso Dejan Turković. Ladakis tenta l'uno contro uno, va e segna, e la prima rete anche Manolis, Ladakis per il Bolzano, 1-1, 1-19, c'è già dall'altra parte, Mazza. Conclusione, viene fischiato un fallo ai danni del numero 53 Jez Dimirovic. Mazza, Jez Dimirovic, ancora duettano i due. Ancora Mazza, Milanovic, numero 77 Dorio, Mattia Dorio, ancora Jez Dimirovic. La conclusione viene bloccata. Nulla di fatto, quindi si può ripartire. Possesso palla a favore della formazione del Cassano, due minuti se ne sono andati. Ancora Mazza, Jez Dimirovic, ancora Milanovic, ancora verso Mazza, lancia il pivot, difende molto bene Zoe Mizzoni con una gran difesa, non fa girare Dorio, si alza il braccio del passivo. Mazza ancora, tenta la conclusione, Luis Felipe Gaeta riesce a recuperare. Conclusione sporcata, grande azione difensiva in questo frangente della formazione del Bolzano. Ancora Turković verso Gaeta, Gaeta verso Dejan Turković. Manolis, infrazione di passi fischiata a Manolis, contropiede, recupera subito palla, ma nulla, era vanificato perché il contropiede era impostato qualche metro più avanti, per cui si deve ripartire. Jez Dimirovic adesso verso il numero 81 Visentin Giacomo. Milanovic, Mazza, ancora Mazza, ancora verso Mazza, Milanovic tenta l'uno contro uno. Stavolta ancora Zoe Mizzoni, si prende il cartellino giallo, ma un cartellino giallo ha evitato una conclusione a botta sicura da parte di Milanovic. Altro intervento difensivo di Zoe Mizzoni. La conclusione termina fuori, quindi si riparte, nulla di fatto. Dejan Turković subisce fallo, l'intervento difensivo di Mazza e Dorio insieme, quindi nulla di fatto, 3:54, possesso palla Bolzano, difese sugli scudi in questo frangente da una parte e dall'altra,
molto buona la difesa bolzanina orchestrata da Zoe Mizzoni. Dejan Turković ancora verso Gaeta e subisce un intervento, una difesa in aria fischiata ai danni del Cassano, quindi tiro dai 7 metri per il Bolzano. Ed è Dejan Turković sul punto di battuta, cercherà di andare alla trasformazione di questo tiro dai 7 metri. Dejan Turković contro Riva. E nonostante Riva l'avesse intuita, Dejan Turković in sacca, Bolzano in avanti per la prima volta 2-1 al 4:37. Si è già dall'altra parte con Mazza, ancora verso Milanović, Mazza ancora, intervento di Jonas Matà ai danni di Mazza, pronto l'intervento arbitrale, decisa la coppia Merisi-Pepe, ancora Mazza, la dà indietro. Invasione da parte di Dorio, quindi si è già dall'altra parte. Turković, Ladakis, Matà, Ladakis, Turković cerca di movimentare il Bolzano. Parata di Lazzari, no, di Riva, grande parata di Riva, però vanificata dall'intervento della coppia arbitrale che decreta 9 metri a favore del Bolzano. Quindi Zoe Mizzoni, Dejan Turković, Ladakis, Gaeta che è impiegato nel suo ruolo naturale terzino, grande parata ancora di Riva, grandissima parata questo intervento sulla conclusione di Ladakis, quindi rimane 2-1 avanti il Bolzano, si è già dall'altra parte. Difesa arcigna da parte di Jonas Matà, quindi nulla di fatto, si riparte. Milanović, Jezdimirović, Milanović, ancora verso Mazza, Mazza tenta l'uno contro uno con Mizzoni, la dà Milanović, tenta l'entrata e segna, percussione di Milanović, quindi si riporta in parità il Cassano, 2-2, Dejan Turk, fischiato uno sfondo da parte del Bolzano, di Mizzoni in avanti, si riparte, si gioca dall'altra parte, Mazza si eleva, gran conclusione di Mazza, la palla si stampa sulla traversa e si riparte dall'altra parte. Partita che si infiamma, siamo al settimo minuto, scoccare del settimo minuto in questo momento, risultato che non cambia è di 2-2. E Gaeta, ancora Felipe Gaeta, la dà verso Dejan Turković, Ladakis, subisce l'intervento Manolis Ladakis, e quindi si può ripartire. Turković, Ladakis, Jonas Matà che tenta il giro, Ladakis ancora, la dà verso Turković. Passaggio al pivot sbagliato, contropiede verso il numero 81 e Cassano torna avanti con la rete di Giacomo Visentin. Felipe Gaeta, grandissimo gol di Gaeta con una finta di corpo e si è già sul 3-3, grandissimo, si è già, e altro gol del Cassano, risultato che si sblocca al numero 81 ancora Giacomo Visentin, quindi 4-3, Gaeta aveva realizzato un gol sontuoso con una finta di corpo, era entrato in penetrazione, ma sul capovolgimento di fronte al Cassano che si riporta avanti, 4-3, 8:31 del corso della prima frazione. Ladakis, palla persa ancora, e ancora contropiede, questa volta il numero 29 e... errore in fase di impostazione, questa volta è Branca, Filippo Branca, che porta su 5-3 la formazione ospite del Cassano.
Bolzano, che a difesa schierata si era comportato molto molto bene. In 7 minuti aveva subito 2 gol, in 2 minuti meno, poco meno, ne ha subiti 3, di cui 3 in contropiede. Adesso è Turković, ancora verso Gaeta, verso Ladakis, conclusione molto alta di Ladakis e contropiede, si è già dall'altra parte, e questa volta l'intervento è decisivo di Hermones a impedire la rete del 3-6 di Branca. Adesso entra Cantore. Cantore fa il suo esordio qui sul palazzetto bolzanino, il numero 22, che ha preso il posto di Erik Udovičić anche nel numero. Ancora Cantore verso Gaeta. Pasini, e questa volta non sbaglia Zoe Mizzoni. Sullo scoccare del 10° minuto il Bolzano accorcia, ma c'è già dall'altra parte, traversa piena. Jez Dimirović tutto solo, Bolzano nulla di fatto anche da questa, c'è già contropiede, velocissimo e gran gol di Branca, e velocissimo il Cassano, riva per Branca, 4-6, Bolzano ha avuto la palla per pareggiare. Jonas Matà ha fallito, e quindi dall'altra parte sul capovolgimento di fronte in contropiede. Sono gli ultimi 4 gol del Cassano, sono gol in fotocopia, tutti nati da contropiede, lanci del portiere. E si è già dall'altra parte, Bolzano, Turković, Turković, okay. Palla persa di Cantore, Turković, ed è ancora Branca, tutto solo, e gol ancora, 4-7. Terzo gol per Branca e time out chiamato da parte di Mario Sporcic. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ecco, abbiamo visto time out chiamato dal Bolzano, Cassano avanti 4-7, un Bolzano che era partito bene soprattutto in difesa, dopo 7 minuti aveva tenuto il risultato sul 2-2, era stato in vantaggio 2-1, poi errori in fase d'attacco hanno favorito i contropiedi da parte della formazione del Cassano. 3 gol Branca in rapida successione e il Bolzano che è sotto 4-7. Quindi il buon Mario Sporcic ha deciso di chiamare subito time out. Il pubblico incita a Bozen, Bozen. 11 minuti nel corso della prima frazione. Cantore, Gaeta, ancora Cantore, Dejan Turković, Filippo Pasini, verso Cantore, verso, fischiato l'intervento, cartellino giallo ai danni di Milanović per un intervento su Zoe Mizzoni. Si riparte, Cantore, Turković, ancora Cantore, Gaeta, difende molto bene in questo frangente. Fischiato, difesa in aria, tiro dai 7 metri. Gaeta, nonostante questo, nonostante il fallo, era riuscito ad andare a rete, probabilmente da dentro l'aria, per cui la coppia arbitrale ha decretato il 7 metri. E Dejan Turković sul punto di battuta contro Riva. Turković contro Riva e non sbaglia Dejan Turković. Al 12-04 il Bolzano si porta a meno 2. Mazza, Milanović, Jez Dimirović, ancora verso Mazza, ancora Mazza, gira verso Branca, Jez Dimirović, grandissima parata,
Parata di Hermones al 12:40. È stato un intervento distinto, molto provvidenziale. La palla purtroppo è rimasta ancora ai giocatori del Cassano. Nulla di fatto, palla persa del Cassano in attacco. Si riparte col Bolzano che tenta di andare ad accorciare. Jonas Matà, Felipe Gaeta tenta il passaggio in centro verso il pivot. Nulla di fatto, contropiede. Adesso il numero 21 ancora. E ancora una grandissima parata da circoletto rosso, questa parata di Hermones. Grandissima parata al 13-20, risultato che non si schioda. Entra Gligic dopo l'errore di Mizzoni. Gligic. Quindi Bolzano che si schiera con Cantore, Turković, Gaeta, Matà nel ruolo di ala, che adesso si gira. Matà verso ancora Cantore, verso Dejan Turković, bloccato così dalla difesa al numero 44 Kaber. Bolzano fa fatica a trovare sbocchi in questo frangente. Ancora Cantore, cartellino giallo ai danni del numero 85 Mazza per un fallo su Gligic. Quindi si può ripartire, se n'è andato quasi metà della prima frazione di gioco. Cantore, Gaeta, Dejan Turković. Grandissimo gol di Turković. Bolzano che accorcia 6-7, ma si è già dall'altra parte. Due minuti, vediamo. È stato fischiato un fallo, un reiterato fallo a Jonas Matà, due minuti ai suoi danni. Nel frattempo Mazza aveva realizzato una grandissima rete, che però ovviamente il fischio era arrivato prima, quindi il gol è stato annullato. Così il Bolzano adesso giocherà per la prima volta in inferiorità numerica, quindi in 5 contro 6 di movimento. Mazza, Milanovic, Jezdimirovic, ancora Milanovic, cambio verso il numero 44 Milanovic, palla persa, recupero di Gaeta, quindi Bolzano ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente, di raggiungere la parità. A un mini parziale di 2-0 la formazione biancorossa. Nel frattempo, dicevamo, se n'è andata a metà della prima frazione di gioco. Vediamo Turković, Ladakis, Dejan Turković subisce l'intervento. Se n'è andato quasi un minuto di inferiorità numerica. Il Bolzano gestisce in attacco finché non si alza il braccio del passivo, non ha fretta di andare alla conclusione la formazione bolzanina. Ladakis ancora, fischiato lo sfondamento a porta vuota e c'è il gol del numero 53 Jezdimirovic. Quindi 6-8 a porta vuota. La formazione del Cassano ha recuperato palla, fischiato lo sfondamento e ha segnato. Quindi Cassano che si mantiene avanti, segna la rete del 8-6 a suo favore. Gaeta, ancora Gaeta, perde palla Gaeta, porta vuota, e questa volta la conclusione per il Bolzano termina, buon per il Bolzano, termina fuori la conclusione del numero 29 Branca. Bolzano abbastanza pasticcione in questo frangente, quindi Turković, squadra di nuovo al completo, quindi sono rientrati tutti, Matà, Cantore, è rientrato anche Hermones tra i pali, Cantore, Gaeta, Ligic, Dejan Turković, ci deve pensare lui a sbrogliare la matassa. Bolzano fa fatica a trovare sbocchi in questa difesa. Cantore, ancora Turković, Gaeta, Dejan Turković, la conclusione di Dejan Turković.
Grande intervento difensivo, stava partendo in contropiede il Cassano, intervento di Gligic. E si riparte, fase molto confusionaria della partita. Gligic, Cantore, difende molto bene il Cassano, c'è da dire. E anche la conclusione di Gaeta, parata da Riva, si riparte dall'altra parte, contropiede velocissimo verso il numero 29 Branca, che segna e porta avanti il Cassano 9-6. Quindi si ripristina il distacco di tre reti, massimo vantaggio. E la quarta rete del numero 29 Branca. Matà Cantore, Cantore Turković, ancora verso Cantore, subisce l'intervento Cantore, c'è parecchia, probabilmente il Bolzano non si aspettava un Cassano così aggressivo. Cassano, ricordiamo che ha messo in serie difficoltà anche, grandissimo gol di Cantore, che si presenta così davanti al suo pubblico, 7-9. Se ne sono andati quasi 19 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Cassano che conduce qui al Palagasteiner per 9-7. Un Cassano cambiato rispetto alla formazione dell'anno scorso, ha perso Fantinato, ha perso Moretti, però un Cassano che Kolec ha saputo costruire basandosi giovani, un Cassano che sta mettendo in difficoltà tutte le squadre che ha incontrato. E c'è il gol di Mazza, che è entrato come una lama nel burro nella difesa bolzanina. Adesso è Turković, fischiato un intervento ai danni di Matà. Qui ci stava o lo sfondamento o i 7 metri probabilmente, ma gli arbitri hanno deciso di affidare solamente un tiro dai 9 metri. Mima la signora Merisi un fallo, ma non una difesa in aria, per cui si riparte 10-7, 19-54 nel corso della prima frazione, due terzi del primo tempo se ne sono andati. Cantore ancora subisce l'intervento. Ancora, vediamo Cantore, Matà, grandissima conclusione di Matà, un bel gol veramente, quello di Jonas Matà. Quindi il Bolzano accorcia, meno 2, 8-10. Ovviamente a attacchi organizzati fa le sue fatiche anche il Cassano a trovare sbocchi. Il Cassano finora è andato sul velluto in contropiede, giocando in seconda fase, prima seconda fase con contropiede veloce, ha messo in difficoltà la formazione bolzanina. È entrato anche Bassanese. Mazza tenta l'uno contro uno, gran conclusione di Mazza. Questa volta però la difesa un po' bolzanina, Gligic si è fatto saltare da Mazza in maniera abbastanza puerile. Turković sbaglia la conclusione, Dejan Turković era andato via molto bene. ...8-11... andando a rivedere lo score, abbiamo tre gol per Turković, uno per Gaeta, uno per Ladakis, uno per Matà e uno per Cantore. Per quanto riguarda il Cassano, 4 reti di Branca, 4 di Riva, no, 3 di Mazza, 2 di Visentin, 1 di Jezdimirovic e 1 di Milanovic. Le parate, 4 Riva e 3 Hermones. Grande difesa di Ladakis in questo frangente. Ancora Mazza, tenta l'uno contro uno. Ruba palla, contropiede, Felipe Gaeta tutto solo, si invola Felipe Gaeta, parata di Riva, grande parata di Riva sulla conclusione di
Gaeta, normalmente lui fa la finta, fa sedere il portiere, questa volta gli è andato dritto per dritto, il portiere non si è fatto ingannare e l'ha bloccato in maniera anche molto spettacolare. Quindi nulla di fatto, 11 per chi attacca, 8 per chi difende. Cassano sta facendo ruotare un po' tutti i suoi giocatori, in questo frangente mancano, sono tutti nuovi quelli che sono schierati. Numero 27, ancora verso il 43, si alza il braccio del passivo e para Hermones. Quindi Ladakis, Turković, Matà, Felipe Gaeta, gran gol di Felipe Gaeta, che poi inneggia al pubblico. Bolzano che accorcia sul meno 2 con la rete di Luis Felipe Gaeta, seconda rete personale del match, il quasi quarantenne giocatore di origini brasiliane, il brasiliano Luis Felipe Gaeta, che torna a Bolzano dopo una parentesi a Siena, torna a Bolzano, torna dove, nella società che l'ha cresciuto, diciamo, dove ha mietuto tutti i successi in Italia. Perde palla al Cassano, quindi si riparte, il Bolzano può andare ad accorciare ulteriormente. Dejan Turković, Ladakis, e questa volta ancora arriva che dice di no a Gligic. Questi errori in fase di conclusione sono errori abbastanza grossolani. Quindi si è già dall'altra parte. Cassano che schiera la Bruna. E c'è questa volta il gol del numero 44, Kabir Usman. Ladakis, Pasini, tutto solo, Pasini, è parata ancora di riva. Settima parata per il portiere, il giovanissimo portiere del Cassano. Cassano che conduce 12-9, se ne sono andati quasi 25 minuti nel corso della prima frazione. Un Bolzano troppo falloso. Falloso nel senso che commette errori, più non nel senso di falli di gioco, ovviamente. Cassano che sta facendo, ha cambiato praticamente tutti i terzini. Parata di Hermones, bella parata di Hermones. Turković, Ladakis, sondamento fischiato a Matà. I due ragazzini terribili del Cassano in difesa, Lazzari, un'autentica spina nel fianco, molto bravo questo Lazzari, anche su Bressanone si era messo particolarmente in evidenza. La Bruna, ancora Lazzari, la Bruna, Lazzari, duettano i due, si alza il braccio del passivo. Parata di Hermones, difesa del Bolzano che in questo frangente ha tenuto molto bene, 26-17, ancora verso l'ala e ancora un'altra volta arriva, dice di no a Pasini. È l'ottavo intervento per il portiere del Cassano. Bolzano che dalle ali finora sta facendo veramente tanta fatica, soprattutto dalla parte di Pasini, ma prima anche dalla parte di Matà. Quindi ancora questo Lazzari verso la Bruna. Difende molto bene il Bolzano. E ancora la parata di Hermones che dice di no all'attacco del Cassano. Si va Dejan Turković.
questa volta subisce l'intervento da parte di La Bruna. Sono un paio di minuti dove si segna poco, si segna meno. Importantissimo sarebbe per il Bolzano mettere dentro questa rete per chiudere il primo tempo più vicino possibile. Mancano 2 minuti e 20. Turković preso a uomo adesso. Palla persa. Zoe Mizzoni non si era accorto del passaggio di Turković. Scaraventato a terra La Bruna da Mizzoni. Aveva cercato di andare via con una finta di corpo. Adesso Salvati, c'è La Bruna, Lazzari, Salvati. Ancora La Bruna, Kaber, Lazzari. Si alza il braccio del passivo. Colez sta veramente facendo giocare tutti i ragazzi a sua disposizione. Ancora col passivo chiamato. E c'è il gol. Quindi si porta avanti a più 4. Si entra nell'ultimo minuto. 13-9 per la formazione del Cassano. Turković. Gaeta. Gaeta. Ancora subisce fallo Luis Felipe Gaeta. 2 minuti a Mizzoni per proteste. Si era entrato nell'ultimo minuto di gioco, 29-37, anzi mancano 24 secondi, Bolzano in inferiorità numerica. Matà, Gaeta. E gol di Felipe Gaeta, un gol importantissimo. Finisce qui il primo tempo. Anzi no, è stato chiamato un time out da Colez, per cui il gol è stato vanificato, quindi rimane 13-10 il time out chiamato per la formazione del Cassano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Secondi al termine, ancora da giocare di questa prima frazione che vede il Cassano praticamente sempre avanti, a parte una breve parentesi sul 2-1 del Bolzano, poi avanti sempre la formazione varesina, 13-10, quindi più 3. Importante e decisivo è stato l'ultimo gol di Gaeta del Bolzano per accorciare ulteriormente. Gaeta con 3 gol. Se già dall'altra, 3 secondi, dovevano andare alla conclusione, parata di Hermones e fischia il 30° minuto. Hermones con 8 parate fa pari a quelle di Riva, ma il risultato vede in avanti la formazione del Cassano per 13-10 qui a Bolzano. Un risultato da partita che comunque è molto aperta, giocata da entrambe le squadre a viso aperto. E noi mandiamo le squadre negli spogliatoi e noi ci risentiamo fra circa 10 minuti per la seconda frazione di gioco. È
La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo. Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più. Anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM. E ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Thank you.
Tutto pronto per la seconda frazione di gioco che sta per andare a iniziare. Ricordiamo il risultato dei primi 30 minuti che vede la formazione del Cassano avanti 13-10 qui a Bolzano. Un Cassano che era partito bene sull'1-0, poi il Bolzano ha avuto una reazione, si era portato sul 2-1 con il rigore di Dejan Turković. Poi da lì in poi è stato un monologo del Cassano che si è portato avanti sul 6-3, poi è arrivato sul 6-4, 7-4 fino al 6-7, poi ha preso la linea e il Bolzano si era riuscito ad accorciare, poi ha allungato ancora, massimo vantaggio più 4, poi ridotto a meno 3 con la rete segnata nel finale da Gaeta. Per cui tutto pronto, primo possesso è per la formazione del Bolzano, con la speranza di riuscire ad accorciare ulteriormente il distacco che vede il Cassano avanti per di 3 reti. Ladakis, Turković, Pasini piuttosto impreciso dall'ala quest'oggi con 2 errori consecutivi verso la fine del primo tempo. Turković ed è ancora Riva, ottimo Riva, contropiede ancora di Branca e grandissima parata anche questa da parte di Erbones. Quindi due azioni, due parate, 9 parate per parte, Riva e Erbones. Cassano che rientra in questo secondo tempo con gli stessi uomini con i quali ha aperto i primi 30 minuti, Mazza. E questa volta segna Kaber. Quindi torna più 4 la formazione del Cassano. Mazza, vero e proprio anima di questo Cassano. Seconda rete per Kaber. Turković. Gaeta, Turković. Manolis, Ladakis che si eleva, colpisce il palo, la palla rimane a lui.
quindi Bolzano che ancora può orchestrare l'azione davanti. Turković, Gaeta, Ladakis, subisce una spinta, Gaeta, la dà al pivot, si gira molto bene Gligic qua, molto bene il gol di Gligic, ma si è già dall'altra parte, Mazza bloccato così da Jonas Matà. 14-11 Cassano. Ancora verso Mazza, Milanović. Jezdimirović. Milanovi, Milanović. Kaber. Mazza. Ruba palla molto bene Gaeta. Dejan Turković si gira, contropiede, Dejan Turković. Grandissimo gol di Dejan Turković, Bolzano arriva almeno due, gran bel gol quello di Dejan Turković, una rete con circoletto rosso, contropiede di Dejan Turković. Cassano, Mazza, Milanović, Jezdimirović. Palla persa, contropiede di Ladakis, fischiato fallo di passi a Ladakis. Era una buona occasione per arrivare almeno uno. Si è trovato l'avversario sulla strada e ha fatto passi. Manolis. Errore tecnico evitabile questo. Milanović, Jezdimirović, Mazza interviene, Pasini, buona la difesa del Bolzano. 4 minuti se ne sono andati, 14-12, fischiato lo sfondamento. Bellissimo aggancio e questa volta Pasini compie un aggancio a una mano e porta il Bolzano a meno uno. Gran gol di Pasini. Difende bene e contropiede. Cassano avanti adesso, Milanović verso Mazza, ancora Milanović, Mazza, Milanović, si alza il braccio del passivo, Milanović, ancora palla persa e il Bolzano può andare, ottimo frangente del Bolzano, ancora in avanti e ancora gol di Pasini e il Bolzano impatta questa volta con Filippo Pasini. 5-10, 14 pari e time out chiamato da Mr. Collins che vuole vederci chiaro. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ottimo momento del Bolzano che è sceso in campo. Che è riuscito ad impattare, era partita sotto, parziale del Bolzano importante, 14 pari dopo 5 minuti nel corso della seconda frazione di gioco. Si riparte con il Cassano che ha possesso palla.
Branca, Milanovic, è entrato Lazzari al posto di Jetz di Milanovic. Grandissima parata di Hermones, che si ferma, casciato, ha preso un colpo contro il palo, ma questa è stata una parata di una difficoltà veramente importante. Era stata deviata la conclusione, lui si è tuffato dall'altra parte con un classico colpo di reni. Pedro Hermones è riuscito a dire di no a questa conclusione. Questa probabilmente la più bella parata della partita al 5:44. Momento importante anche. Bolzano che ha la palla del più uno. Gaeta, Turković, Ladakis, Pasini, Ladakis. È parata questa volta di riva, la conclusione velleitaria di Ladakis da posizione molto angolata. Forse si poteva fare meglio in questa occasione. Il Cassano già dall'altra parte col numero 14. Lazzari. Milanovic. Lazzari. Mazza. Ancora Milanovic. Mazza. Lazzari. Mazza. E il pivot, Kaber non sbaglia, terza rete per lui. Cassano che torna di nuovo avanti, Dejan Turković, Felipe Gaeta, gran gol di Felipe Gaeta, l'abbiamo visto con la sua finta di corpo entrata. Pari 15. Milanovic rallenta il gioco, partita molto molto veloce, rientra Lazzari per il Cassano. 15 pari, 7-19 se ne sono andati nel corso della seconda frazione di gioco. Partita che è tornata in equilibrio dopo un primo tempo che aveva visto la formazione ospite prevalere. Lazzari. Ancora Milanovic verso Mazza. Lazzari. Non è stato fischiato niente. Bolzano può ripartire. Era chiamato anche il passivo. Turković. Ladakis. Interventi della coppia arbitrale che chiede di pulire il parquet. Turković, Ladakis, Gaeta, Turković, Turković ancora verso Gaeta, intervento due minuti ai danni di Jetz di Mirović. Felipe Gaeta sta entrando, sta trovando minuto per minuto il ritmo partita. Aveva esordito in Coppa Italia la settimana scorsa col Sassari giocando una buona partita, ma oggi Felipe Gaeta è tornato a essere il Felipe che conoscevamo. Ancora Turković, gran gol di Dejan Turković. Bolzano che torna avanti, 16-15. Quinta rete di Turković. Sentiamo il tifo bolzanino. Mazza, Lazzari, Mazza, Milanovic, Kaber. Orchestra l'azione, tenta di andare via. Difesa bolzanina molto attenta in questo frangente, non fa passare Mazza.
Ancora Mazza. Lazzari. Tenta il cursone, ruba palla Gaeta. Tiro da porta a porta di Gaeta che segna. Giocavano con l'uomo in più, ovviamente perché in inferiorità numerica. Felipe Gaeta va a segnare il più 2 Bolzano, massimo vantaggio della formazione bolzanina in questa partita. Quindi il Bolzano che si porta a condurre col più 2, 17-15, un parziale importante, 7-2 in questa seconda frazione di gioco nei primi 10 minuti. Lazzari, Milanovic, Mazza, gran gol di Mazza, conclusione all'incrocio, veramente un gol molto bello quello del forte terzino del capocannoniere del nostro campionato. 17-16, partita in equilibrio, ancora 11 secondi di inferiorità numerica per la formazione bolzanina. Turković, Turković praticamente da fermo si inventa un gol, palla da una, portiere dall'altro. 18-16, sesta rete di Turković in questa partita. Mazza, Lazzari, Cassano è già dall'altra parte, squadra che nel frattempo sono al completo. Se ne sono andati 10 minuti e 45 nel corso della seconda frazione di gioco. Branca, fischiato un fallo, 2 minuti ai danni di Jonas Matà e tiro dai 7 metri per fare la formazione del Cassano. 2 minuti a favore, quindi hanno capitalizzato al massimo un'azione. Seconda volta, 2 minuti per Jonas Matà. Vediamo Mazza contro Hermones. Gran gol di Mazza. E si accorcia sul 18-17, quinta rete per Mazza. Bolzano in inferiorità numerica, si gioca con l'uomo di movimento in più, esce Hermones, entra Mizzoni, quindi doppio pivot per la formazione bolzanina. Mizzoni si va a spostare però sull'ala in questo frangente. Ladakis, Turković, Ladakis, Gaeta, ancora Dejan Turković. Ed è un altro intervento, probabilmente 2 minuti ai danni di Kaber, quindi ripristinata la parità numerica anche in campo. 2 minuti ai danni del pivot Kaber del Cassano. Bolzano schiera il numero 21, Nikiziar all'ala. Gaeta, gran gol di Ladakis e rimane a terra Manolis. Ladakis rimane a terra, segnato la rete del 19-17, chiamato l'intervento del medico, vediamo. Subito un colpo alla spalla. Il medico non serve, ovviamente sappiamo che se interviene il medico il giocatore poi deve stare fuori dal campo per 3 attacchi e 3 difese. Vediamo che l'arbitro gli dice di uscire, anche se poi non ha subito. Vediamo la Dakis che esce, si accomoda in panchina. Quindi 5 uomini di movimento per tutte e due le squadre in campo. Ovviamente il Cassano ha tolto il portiere. 19-17, 19 per chi difende, 17 per chi attacca. 11-55, 12 minuti nel corso della seconda frazione. Un Bolzano decisamente più pimpante in questa ripresa, più performante. Mazza, Dorio, Lazzari, Lazzari, ancora Milanovic, ancora verso, e questa volta sottomano di Mazza, buca la difesa e segna. 19-18, si riporta sotto.
Ovviamente Bolzano non può far giocare la Dakis, Cantore si sta scaldando anche lui, entra Jonas Walker. Turković, Gaeta, Walker. Perde palla Gaeta e c'è la rete del pareggio, una grossa ingenuità questa commessa da Luis Felipe Gaeta, che ha perso palla favorendo. Bolzano di nuovo al completo, 30 secondi, Bolzano ha vanificato due reti di vantaggio. Turković, Gaeta, palla persa del Bolzano, entra Matà. Bolzano che sembrava un possesso del padrone del campo, commesso in questi ultimi due minuti un paio di ingenuità di troppo in fase d'attacco, ha subito un gol da porta a porta e adesso ha perso palla in maniera ingenua in attacco. Lazzari, Mazza, Dorio, Lazzari ancora, Milanovic, Lazzari, fischiato tiro dai 7 metri nonostante la parata di Hermones. Mazza contro Hermones, e non sbaglia, e il Cassano torna avanti, parziale di 3-0 dal 19-17 Bolzano. Si riparte, Cantore adesso in campo, Cantore, Turković, Cantore, Gaeta, Turković, Gaeta, subisce un fallo Felipe Gaeta e due minuti ai danni di Jets Dimirović, secondo due minuti anche per lui. È stato un fallo abbastanza evidente quello subito da Felipe Gaeta. Cambio in porta per la formazione del Cassano. Entra Albanini, secondo portiere, giovanissimo anche lui. 14:44, se n'è andato a metà del secondo tempo. Turković, parata del portiere. E questa volta il portiere para. Turković aveva preso il pallone, subito reclama per un altro intervento. Importante parata quella di questo portiere del Cassano. Bolzano aveva la palla, la ghiotta occasione per poter andare a pareggiare. E adesso il Cassano in possesso palla. Lazzari, Milanovic. Due minuti ancora Matà e questa è la terza esclusione di due minuti, quindi dovrebbe esserci anche il cartellino rosso ai danni del giocatore bolzanino. Vediamo se se ne accorgono gli arbitri. Dovrebbero... La coppia arbitrale sta controllando i referti. A noi risultano 3 volte 2 minuti per Matà. Evidentemente, sì, effettivamente la signora Merisi sventola il cartellino rosso ai danni del terzino bolzanino. Un peccato perché in difesa la Matà era molto, la sua presenza è molto importante nello scacchiere difensivo del Bolzano. Bolzano dovrà fare a meno per i prossimi 14 minuti e 40
di gioco, quello che resta alla fine, dovrà fare a meno di Jonas Mattà. Quindi si riparte con Mazza, Milanovic, Lazzari, ancora Mazza, la dà l'ala, sbaglia, deviata da Gaeta, quindi possesso palla ancora per la formazione del Cassano, rimessa laterale, Mazza, Milanovic, Mazza, qui chiedeva lo sfondamento Mizzoni, sfondamento non dato, tiro dai 9 metri, ancora Lazzari, Mazza, parata di Hermones, contropiede Mizzoni, Gaeta, gol di Felipe Gaeta, grandissimo gol di Gaeta, 20 pari, il Bolzano riagguanta la parità. È la sesta rete di Gaeta in questo match, 6 reti lui, 6 reti Turković, i giocatori più prolifici. Cassano che è al completo, Bolzano ancora 34 secondi di inferiorità numerica. Lazzari, Mazza, Dorio, ancora Lazzari. Si è inventato un'azione tutta sua, Mazza. Decima rete, no, settima rete per Mazza. 21-20, rientra Cantore, esce Hermones. Adesso squadra al completo. La Dakis, Cantore, Turković, Ladakis, Cantore, Gaeta, si alza il braccio del passivo, deve andare alla conclusione il Bolzano, Ladakis, conclusione di Ladakis, pareggio del Bolzano, 21-20, sul passivo chiamato, gran gol di Manolis Ladakis, la sua terza rete di giornata. Partita che si mantiene molto molto equilibrata in questo secondo tempo, molto piacevole anche. Qualche errore da una parte e dall'altra, buone le parate dei portieri. Lazzari, Lazzari va via, para Hermones, ma ha fischiato un tiro dai 7 metri. A favore della formazione del Cassano, è sempre Mazza contro Hermones, finora cecchino infallibile Mazza. E non sbaglia neanche questa volta, il Cassano torna avanti 21-22, ottava rete per Mazza. E si è già dall'altra parte, Ladakis, Gaeta, Bolzano schiera all'ala, adesso vediamo Gligic, ancora Gaeta, Turković. 22 pari, Turković, 11 minuti al termine, settima rete per Dejan Turković. Cassano, Lazzari, Mazza, Milanovic, tenta l'uno contro uno, ancora Mazza, Lazzari. Bolzano difende bene in questo frangente, ancora Lazzari, Mazza, Lazzari, chiedono passi la difesa del Bolzano, ancora Mazza, palla persa, contropiede veloce, Luis Felipe Gaeta tutto solo e non sbaglia, Bolzano avanti, Gaeta, 23-22, si è già dall'altra parte, Lazzari, Milanovic. Ultimi 10 minuti di gioco, Lazzari, veramente bravino questo centrale della formazione del Cassano, ancora lui, ancora verso Mazza, Mazza, Milanovic,
tenta l'incursione, parata da Hermones, ma viene fischiato un fallo. Hermones è la sua 16ª parata. Milanović. Qui questo poteva starci lo sfondamento. E invece viene dato un tiro dai 7 metri. Qui vediamo le arbitri stanno un po' perdendo, erano partite bene, qui ci stavano effettivamente passi e sfondo, è stato dato un tiro dai 7 metri a favore della formazione del Cassano. La panchina bolzanina con Mario Sporcic si è un po' ha fatto delle rimostranze ancora. E questa volta non sbaglia ancora, Mazza segna il 23-23. Nona rete per Mazza, finora cecchino infallibile dai 7 metri, qualche 7 metri, questo effettivamente era un po' magnanime nei confronti del Cassano. Ancora Turković. Gaeta, parata di riva, questa conclusione era un po' forzata. Siamo sul 8 minuti e mezzo al termine. Bolzano che ha subito quel tiro dai 7 metri poco fa sul passivo chiamato, un tiro che gli ha un po' messo, ha fatto innervosire la formazione biancorossa, e sull'azione successiva Gaeta si è fatto parare il tiro da riva. Adesso il Cassano che ha l'opportunità di portarsi avanti. Ancora Lazzari. Questa volta colpisce la traversa, contropiede, bellissimo contropiede di Pasini, parato ancora da riva. Si è già dall'altra parte, Mazza, Milanović, Mazza. Questi erano passi probabilmente, fischiato allo sfondo. Si riparte dall'altra parte, riva aveva compiuto un intervento prodigioso nei confronti del contropiede, ancora su. Sulla Dakis, cos'è successo adesso? Viene fischiato l'intervento del commissario. 23 pari, 22-23, cartellino giallo ai danni di Kolec per proteste. Si riparte. Lazzari, Mazza, Lazzari, Dorio. Il Cassano cerca, il Bolzano sta difendendo molto bene, ancora verso Lazzari. Conclusione, tiro che termina abbondantemente a lato, quindi possibilità del Bolzano di riportarsi. Turković verso Felipe Gaeta, ancora verso Turković, è scivolato Dejan Turković, contropiede e non sbaglia, peccato, c'era il time out chiamato da Mario Sporcic, aveva chiamato time out e non l'hanno fischiato quando Turković stava sbagliando, quando è scivolato, prima della scivolata di Turković, Mario Sporcic chiamato time out e non gliel'hanno fischiato. Vediamo che si arrabbia contro il commissario.
Bolzano in attacco, Mario Sporci ci ha chiamato time out, ha mimato. Vediamo cosa danno gli arbitri, se lo danno dopo la rete del 24-23 o... In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. La rete di Visentin è stata data, per cui il Cassano si porta avanti. Quindi Cassano che torna a condurre qui a Bolzano, 23-13. Mario Sporcic si era lamentato perché, a suo modo di dire, aveva chiamato time out prima del contropiede. Gaeta, Turković, Ladakis. Bolzano dovrebbe ingranare un parziale come in avvio di secondo tempo. Ladakis ancora, perde palla, contropiede ancora, è una spina nel fianco, questa volta para molto bene Hermones. 17ª parata per il portiere bolzanino. Nel frattempo mancano 6 minuti al termine della partita. Cassano conduce di 1, possesso palla del Cassano. Ancora Lazzari verso Salvati, ancora Salvati, Lazzari, Salvati, Mazza, Lazzari. Diciottesima parata di Hermones. Chiamato il passivo, Lazzari, ancora Salvati, Mazza, tenta. Vediamo Dorio, Mazza deve andare alla conclusione, si eleva, conclusione che termina alta, quindi il Bolzano può ripartire. Turković, Pasini, Gaeta, Turković. Altro intervento e questa volta il rosso sarà ai danni di Jez Dimirović, anche per lui 3 volte 2 minuti. Quindi il Bolzano che può fruire di 2 minuti di superiorità numerica. Turković, Ladakis, Gaeta, Felipe. Altro intervento ai danni di Gaeta, questa volta. Brutto intervento, vediamo cos'è successo. Rosso diretto. Brutto intervento, rosso diretto ai danni del numero 81. Visentin. Quindi Bolzano che avrà la possibilità di segnare dai 7 metri e poi avrà la duplice superiorità numerica. 7 metri precedente, ricordiamo, era stato parato a Dejan Turković dal Banini, ma è ancora Dejan Turković sul punto di battuta. Bolzano che avrà ben 1 minuto e 46 di doppia superiorità numerica. Turković, 25-19,
contro Riva. Rigore importantissimo questo tiro dai 7 metri. Turković contro Riva. Turković, Riva, palo! Palo di Dejan Turković. Non ci voleva questo errore da parte di Dejan Turković. Ovviamente Cassano gioca in 5, ha tolto il portiere e può gestire questo vantaggio, questo attacco. Vediamo quanto fanno giocare prima di chiamare il passivo gli arbitri. Milanović, Salvati, Lazzari, chiamato time out, 1-10. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Partita, mancano pochi minuti, meno di 5 minuti al termine, 4 minuti, chiamato time out, Cassano avanti 24-23, Cassano con doppia inferiorità numerica ancora per 1 minuto e 10, Bolzano che ha sciupato l'occasione del pareggio con il tiro dei 7 metri di Dejan Turković terminato sul palo, e Cassano che adesso ha la possibilità di raggiungere il doppio vantaggio. Bolzano, ricordiamo, Bolzano che senza Jonas Mata per tre volte due minuti, si alza il braccio del passivo. Lazzari subisce un fallo, viene fischiato un tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri, era stata molto bella la parata di Hermones, era la 19ª parata di Hermones. E adesso è Mazza contro Hermones, deve inventarsi qualcosa al portierone bolzanino per evitare a Cassano il doppio vantaggio. E questa volta non segna ancora. Mazza raggiunge quota 10 e anche il doppio vantaggio. Turković. Sono in 4. Pasini, tutto solo. Pasini non sbaglia. 24-25, 26-28. Bolzano che si riporta sotto, meno 1, 30 secondi ancora da giocare. Vediamo se impostano l'attacco, giocheranno al limite del passivo. Mazza, Milanović, Salvati. Vediamo, dovrebbe alzarsi il braccio del passivo, che si alza in questo momento, ancora verso Lazzari. Salvati, tenta di entrare, sfondamento. Bolzano che si può riproporre, Turković ancora e segna! Pareggio di Dejan Turković, 25 pari, a porta vuota, mancano 3 minuti. 27-16, rientra a parità numerica anche in campo. Quindi Lazzari, Salvati. Tenta di entrare, la dà indietro Milanović, la dà indietro ancora Lazzari, si alza il braccio del passivo, Lazzari tenta l'uno contro uno, la dà Salvati, Milanović bloccato così da Cantore, difesa del Bolzano che tiene, 27-48, si alza Mazza, tenta di andare, fischiato ancora 9 metri, ma dovrebbe essere l'ultimo passaggio questo. Vediamo. Passivo chiamato, Mazza si alza in mezzo. Conclusione che termina fuori, possesso palla che va al Bolzano. Si riparte dall'altra parte, Dejan Turković. 1 minuto e 45 secondi al termine. Partita che si è infiammata nel finale, 25-25. Cantore sulla posizione di ala, Gaeta, Ladakis, Turković, Mizzoni all'ala, chiamato time out da Mario Sporcic.
In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ultimo minuto e mezzo, poco meno, di questa partita che si è infiammata, 25-25, il Bolzano è riuscito a recuperare un gap di meno 2, a riportarsi in parità e adesso al possesso palla per provare ad andare a vincerla questa partita. Ovviamente un minuto e mezzo nella pallamano, sappiamo, è un'eternità. Partita Bolzano con grande prestazione di Hermones, 19 parate tra i pali. Per quanto riguarda le reti, sono state segnate 7 da Gaeta, 8 da Turković, 3 da Pasini. Per quanto riguarda la formazione ospite, 10 reti del capocannoniere Mazza, autentico trascinatore del Cassano. Buona anche la prestazione di Riva tra i pali, autore di 13 interventi, ma molto molto spettacolari. Possesso palla, 28-31, Bolzano in avanti. Pubblico incita a gran voce, bozza in bozza, in Gaeta, Ladakis, ancora Gaeta, Turković, vediamo se ci prova lui, Ladakis, Felipe Gaeta, Ladakis, ancora verso Gaeta, si alza il braccio del passivo, Mizzoni, palo di Mizzoni, trattenuto, si entra nell'ultimo minuto di gioco, si deve andare al tiro, il passivo è chiamato, Dejan Turković, verso Ladakis, si alza Ladakis, parata di Riva, 29-10, conclusione di Ladakis e la grande parata di Riva, la sua 14ª parata, quindi possesso palla per la formazione del Cassano, toglie il portiere e mette l'uomo di movimento in più, Mr. College, Mazza, Lazzari, ancora Mazza, Caber, Lazzari, Mazza, Milanović, ancora verso Vanda, da indietro, 15 secondi al termine, Milanović. Vediamo, 5 secondi, va la conclusione, parata! Grande parata di Hermones, il finale che salva il risultato 25-25, la partita termina qui, una partita che forse è un degno epilogo, senza vinti né vincitori, una partita che vede il Bolzano muovere la sua classifica, il Cassano che ha fatto meglio il primo tempo, meglio il secondo per il Bolzano, una partita che termina in parità, probabilmente era giusto così, una partita dove le squadre si sono equivalse, dove i due portieri hanno fatto la differenza, una partita ben giocata, spettacolare nel secondo tempo soprattutto. E a noi non resta che ovviamente da Bolzano salutarvi dal Palagasteiner, da Walter Taranto, un buon fine settimana a tutti gli amici e le amiche della Pallamano. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige.